Torniamo a scattare all'aperto, ragazzi. Lo facciamo con la Sony A7C con il 135 mm f1.8. Abbiamo utilizzato un filtro ND8, quindi non un variabile. Abbiamo meno casting e soprattutto abbiamo utilizzato un flash di Godox AD100 Pro, decisamente molto portatile. Un modificatore da 105 cm, un'ombrella riflettente con un diffusore e un pessimo stativo. Mi raccomando, ragazzi, supportate il mio lavoro, basta un semplice like e lascia il tuo commento qui sotto, dimmi la tua opinione. Ragazzi, decido di spostare Daria a discapito di uno sfondo meno interessante, il classico sfondo verde, però riusciamo a ottenere una rim light naturale. Siamo alla Golden Hour, il sole è di lato, quindi abbiamo una luce sui capelli e anche sul corpo decisamente interessante. E per terminare questo video, ragazzi, innanzitutto ti invito a lasciare un like e commentare questo video con qualsiasi domanda tu possa farmi, e ti voglio far vedere cosa è successo al mio AD100 Pro. Come hai visto all'inizio video, è successo un brutto incidente, cose che non dovrebbero capitare, lo so, non sempre abbiamo l'assistente, io praticamente non ce l'ho quasi mai, e se ce l'ho ovviamente lo utilizzo per registrare i video che ti porto nel canale. Proprio per questo devi supportarmi con un semplice like. Allora, per fortuna non è successo nulla, come hai visto tra l'altro ho continuato lo shooting, non avevo altri flash con me, quindi se si fosse danneggiato avrei dovuto scattare a luce naturale. Ok ragazzi, quindi il consiglio che ti do: presta sempre attenzione e metti sempre un peso allo stativo, metti lo zaino, anche se lo zaino non è che serva tantissimo come hai visto. Quindi il consiglio che ti do, che utilizzo io ma non sempre li porto, è di utilizzare questi bilancieri, manubri, scusate, quelli che utilizziamo proprio in palestra. Chi va in palestra sa di cosa sto parlando. Io ne utilizzo due da 2 kg, ok, che sono più che sufficienti per quando andiamo a utilizzare un flash come la D300 o la D200 e la D100 Pro, ok. Avrai, non dico la garanzia al 100% che lo stativo rimane in piedi anche se viene un colpo di vento abbastanza importante, però insomma, di solito rispetto al classico sacchettino di sabbia, questo è decisamente più sicuro, ok ragazzi. Quindi chiudo qua il video, ti ringrazio come al solito per aver guardato questo video, e se ti fa piacere lasciami un tuo commento qui sotto e anche un like. Grazie e alla prossima.